Ho disturbato Vostra Eminenza per avere il suo illuminato consenso sopra un provvedimento che ritengo necessario in obbedienza alle ingiunzioni del nostro amatissimo sovrano. Ci è giunto un messaggio di Sua Maestà Filippo IV. Ci si annuncia la necessità di ricevere al più presto il donativo di 1.000.000 di ducati dalla città di Napoli. 1.000.000 di ducati? Somma che urge per necessità di guerra. E come contate di raccogliere tale somma, signor Duca? Come hanno fatto sempre tutti, dal popolo. Tasse, nuove tasse. Abbiamo già preparato il decreto. Non bisogna dimenticare che il nostro popolo è povero. Io vi consiglierei, signor Duca, di chiedere questo contributo, se è necessario ed urgente, alla nobiltà. Ma la nobiltà, Eminenza, sopporta oneri già innumerevoli. Il mantenimento dei palazzi, della servitù, delle scuderie, ma ci ha proprio ridotti all'estremo. No, non potremmo dar nulla. Il popolo invece non ha pesi. Vive con poco ed è esente da obblighi militari, mentre invece la nobiltà espone la vita per il sovrano. E quali nuove tasse avete proposto? La nuova gabella sul tabacco, la nuova gabella sul legname da lavoro e la nuova gabella sulla frutta. Anche sulla frutta? Sì, perché? Ma qui il popolo fa grande uso di frutta. Può essere una tassa molto impopolare. E comunque il signor Duca crede che queste tasse fruttino 1.000.000 di ducati in breve tempo? Oh, immediatamente, perché cediamo l'appalto delle tasse e abbiamo subito il ricavato. Per la sola tassa sulla frutta, Don Carlo Brancaccio si è offerto di anticiparci 300.000 ducati. Mi compiaccio. Mi pareva d'aver udito che la nobiltà non aveva alcuna possibilità. Impegna la dote di sua moglie per dovere di fedeltà alla corona. Mi compiaccio ancora. E che dice l'eletto della piazza, il rappresentante del popolo, di queste nuove tasse? È qui appunto nel mio studio. Ora sentiremo il suo parere. Andrea Naclerio, nella vostra veste di eletto della piazza, che cosa avete da dire circa le nuove gabelle che vogliamo applicare? Sono sagge gabelle e posso garantire che il popolo pagherà con giubilo quanto gli viene richiesto per la maggior gloria delle armi di Sua Maestà. Siete ben sicuro, Andrea Naclerio, di interpretare la volontà del popolo? Sicuro, Eminenza, sul mio onore. È una gioia per tutti i napoletani poter cooperare alla fortuna delle armi spagnole. Eminenza, al decreto non manca che il vostro sacro sigillo. Sia fatta la volontà vostra e del popolo. Gabella sul pesce, gabella sul pane e adesso gabelle pure sulla frutta. E noi finiremo per morire di fame. Ha ragione. Ricordatevi, gente, che quando volevano imporci il tribunale dell'Inquisizione, il popolo è sceso in piazza e il duca d'Ossuna ha ritirato il decreto. Ricordatevi che a Palermo le gabelle sono state soppresse. I napoletani sono più pecore dei siciliani. Se la Spagna fa la guerra alla Francia, a noi che ce ne importa? Perché la dobbiamo pagare noi, eh? I nobili ci spremono, passeggiano in carrozze e si ingrassano alle nostre spalle. E noi soltanto fame nelle nostre tane. Mozzarella in carrozza! Mozzarella in carrozza! Mozzarella in carrozza! In carrozza come i signori! E che carrozza! Che mozzarella! Mozzarella! È inutile che parli! La fame c'è, sono i denari che mancano. Mangiate, mangiate, venite qua, prendete. Neanche a palazzo si mangia così. Sentirete che mozzarella. Avanti. Tieni, dà da mangiare a questa gente. E chi sei, il sultano dei musulmani? Fa quello che ti dico. Mangiate, mangiate! Qua, mangiate, mozzarella! Qua siamo affamati come lupi, ma il viceré e i signori mangiano come porci. Già, ma quando i porci sono grassi è ora di macellarli. Nel mio locale non si parla male del viceré, che la Madonna e San Gennaro lo proteggano. Quanto ti paga il viceré per dire questo? Non lo nominare. Si dice, domani è il giorno che si scanna il porco. E a dare una mano ci sto sempre pure io. Solo? Senza amici? Sono di fuori, di Caserta. Ah, di Caserta, vino buono. Beh, non c'è male. Salute, amici! Salve, Masaniello! Vieni qua da noi, vieni! Da bere! Di quello buono per Masaniello. Ci sono i fuochi sulla piazza del mercato. I fuochi? Che fuochi? Qualcuno ha bruciato di nuovo il casotto delle gabelle. Fuoco grande, allora? Spero che lo vedano anche dal Palazzo Reale. E chi è stato ad accendere il falò? Ma non si sa. Gli daremo la sveglia al viceré. E che sveglia. Ma quando, Masaniello? Ma quando? La vigilia dell'Ascensione. Il viceré farà la solita cavalcata con la nobiltà. Sarà una bella cavalcata, piena di lusso. E se un cavallo in quel momento prendesse paura... Nascerebbe un bello scompiglio, non vi pare? È un tipo strano quello là, poco mi piace. Parlo a te. Hai una faccia che poco mi piace. Beh, la cambierò o te la cambieremo noi. Masaniello, guarda un po' questo tipo. Sei per le gabelle tu? No. Bravo. Ma se credete che la colpa sia tutta del viceré... E di chi allora? Io credo che se andaste pacificamente a esporre le vostre lamentele a palazzo... Pacificamente? Vi ascolterà. Ah, sì. Quello ci fa chiudere tutti nel castello. È una spia. Tappiamogli pacificamente la bocca. No! Giura su San Gennaro che sei dei nostri. Lo giuro su San Gennaro. E se fosse per me, giuro anche che non avreste gabelle. Ha giurato. Nessuno lo tocchi. Il cardinale ha protestato, ma ha finito per firmare tutte le 9 gabelle. E adesso, quelli di Porta Capuana, chi li tiene? Devi tenerli. Non dobbiamo muoverci prima del giorno stabilito. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, al Carmine... La campana sarà in mano nostra quando tu ordini. Al segnale Boccardo assalta la prigione e libera i carcerati. Naclerio assalta la bottega d'armi. A Masaniello il mercato. E che si aspetta? Bisogna avere la possibilità di mettere le mani sul viceré. Con quell'ostaggio Napoli è nostra. Ma Masaniello com'è che ritarda? Eccomi, e con i manifesti nuovi usciti adesso dalla stancheria. Va bene, ognuno ne prenda la sua parte e provveda ad attaccarla ai muri. Il popolo è caldo, questo è il momento, Genoino. Il 23 giugno, vigilia di San Giovanni, il viceré farà la solita cavalcata. Quello è il momento. Il 23 giugno, ricordate. Il 23 giugno. 23 giugno. Hai fatto tardi. Temevo che non saresti venuto più. Io temevo che non mi avresti atteso. Tutta la notte ti avrei atteso. Tutta la vita. Non ci sarà bisogno. Ma vedi, dobbiamo lasciar passare questo periodo. Napoli non è tranquilla ora. Sì, lo so, ma non è soltanto questo. Non hai fiducia in me? È che non conosco la tua famiglia, non so niente di te. Vieni sempre di notte, poi scappi via come un ladro. E io temo sempre che sia l'ultima volta che ti vedo. E se un giorno non tornassi più, non saprei nemmeno dove cercarti. Non devi aver paura. Devi solo credere nel mio amore. Ora va, amore, va. Mi mandi già via? Mio fratello può tornare da un momento all'altro. Va. A presto, allora. Addio. No, il popolo di Napoli è fedelissimo. Sotto la mia guida nessuno oserà ribellarsi. Vi ripeto, Eccellenza, che questo non è il solito malcontento di un piccolo gruppo. Le nuove tasse colpiscono il popolo e tutto il popolo è in subbuglio. Beh, va bene. Fai entrare il Duca Maddaloni e il Naclerio. Ritiratevi. La cavalcata di San Giovanni quest'anno è sospesa. Oh, il popolo ne resterà deluso, Eccellenza. È una festa tradizionale. È sospesa. Abbiamo avuto notizia di possibili disordini. Non abbiamo paura, ma è più prudente eliminare i motivi di sommossa. Voi, Naclerio, provvedete ad avvertire la piazza. Come ordina vostra Eccellenza. Andate. Certamente Vostra Eccellenza avrà le sue buone ragioni per interrompere una così bella tradizione, ma ritengo che non... Questo è il momento di andar cauti, caro Duca, prendere ogni precauzione e diffidare di tutti. Anche quel Naclerio, per esempio, comincia a non piacermi. Credete che sia fidato? E come no? Ha approvato senza opposizione tutte le nuove tasse. E questo vi pare buon segno? Io diffido proprio per questo. Fate venire il duca, mio figlio. Perdonate, Maddaloni, ma devo trattare qualche affare privato. Intanto voi avvertite la nobiltà. Ai vostri ordini, Eccellenza. Eccellenza. Mi avete fatto chiamare? Sì. Siedi. Tra poco dovrebbe giungere in porto l'almirante Mendoza. Viene da Siviglia. A bordo c'è Elvira de Herrera. La cosa mi riguarda? Elvira de Herrera è la donna che tu sposerai. Non la conosco. Ah, non ha nessuna importanza. Questo matrimonio è stato deciso a Madrid, alla corte. Mi è giunta all'orecchio la notizia che questa Elvira de Herrera era già stata fidanzata con Don Giovanni, il bastardo del re. Parla con maggior rispetto dell'infante Don Giovanni. E che il fidanzamento si è rotto a causa di una certa avventura col duca di Castiglio. Ora viene a Napoli per cambiare aria e dimenticare i suoi amori. Va bene. Ma a me non piacciono le successioni. Ti piacciono o no, io voglio così. E così vuole Sua Maestà. Nelle questioni di cuore preferisco decidere da solo. E credo che Elvira de Herrera, dopo aver ammirato il Vesuvio, farà bene a tornarsene in Andalusia. È una donna bellissima. Così avrò meno rimorsi. Se non avete altro da dirmi, eccellentissimo genitore, posso ritirarmi? Maldizione! Tu approfitti della mia pazienza. So che siete testardo, ma lo sono anch'io. È meglio che Vostra Eccellenza si preoccupi di dar da mangiare al popolo, che non delle mie nozze. A quelle ci penso da me. Ferrone! Eccomi, Eccellenza. Devi sorvegliare mio figlio, scoprire se ha qualche ragazza per la testa e farmelo sapere subito. Sì, Eccellenza. Bada che Alfonso è sveglio. Non farti vedere. No, Eccellenza. Paga i suoi servi, paga i barcaioli, fa tutto quello che vuoi, ma voglio sapere subito la verità. Lasciate fare a me, Eccellenza. Capito. E perché ha sospeso la cavalcata? Ha sentito parlare dei possibili disordini. Hanno paura, eh? Qualcuno avrà parlato. I napoletani parlano sempre troppo. Colpa mia. Bisognava tacere fino all'ultimo, ma ora nessuno saprà più niente. Quando udrete il segnale dalla campana del Carmine, solo allora fuori tutti. Sarà l'ora. Il popolo sarà con voi, Genoino. Con me? Io ormai sono sull'orlo della fossa. Il popolo sarà con chi vorrà lui. L'importante è che spezzi le catene. E lo farà solo il giorno che un uomo giovane, deciso e scaltro, riuscirà a prendere in pugno la rivolta. Masaniello sarà il nuovo capo. Tu, Lucia, sta qui di guardia e se vedi qualcuno, mettiti a cantare. Sì, Masa. Tu resta qui. Pesca buona, eh? Magnifica, e su questa nessuna tabella. Marinaro, marinaro, voga e va. È in casa tuo fratello Masaniello? No. Oggi non si è visto affatto. Digli che stia attento, che non faccia troppo lo spavaldo, che noi lo teniamo d'occhio. Mio fratello è un onesto popolano e non fa niente di male. Speriamo, per lui e per te. Passato il pericolo. Più tardi verranno gli amici a prendersi la merce. Di Maso, ma quando si comincia? Aspettate che vi dica io quando dovete venire tutti al mercato. Adesso sparano anche i cannoni in ritardo. Dormono tutti qui. Siate la benvenuta a Napoli, donna Elvira. Cosa sono questi colpi? Il saluto della mia artiglieria alla più bella dama di Spagna. Spero avrete fatto buon viaggio, donna Elvira. Abbastanza buono. Nessuna cattiva sorpresa. I pirati non si sono occupati di me. Ma anche qualcun altro mi ha trascurata al mio arrivo. Vi è piaciuto Capri, il Vesuvio, le isole, donna Elvira? Credevo che avrei trovato vostro figlio al mio arrivo. Alfonso mi ha incaricato di scusarlo. È un po' malato. Per questo non ha potuto venire. Capisco. Non vi voglio trattenere oltre, sarete stanca del viaggio. Accompagnate donna Elvira nei suoi appartamenti. La carità. Grazie. Lucia. Alfonso! Che bella sorpresa. È la prima volta che vieni di giorno. Come mai? Sono venuto per dirti di avvertire tuo fratello di stare in guardia. Ho sentito dire che vogliono arrestarlo. Da chi l'hai sentito? Ma così, in giro. Comunque è meglio che non si faccia vedere troppo. Non oseranno. Maso è amato da tutti, scoppierebbe la rivoluzione. Dov'è ora? Non so. Oh mio Dio, che succederà? E noi cosa faremo? Lucia! Lucia! E Maso? Sei visto nessuno? Chi doveva venire? Palumbo e la Cospina. No, non si sono visti. Maso... Ho sentito dire che la gendarmeria ti sorveglia. Chi te l'ha detto? Su, rispondi. Non lo so, l'ho sentito dire. Da chi? Chi hai visto? Da chi l'hai saputo? Deve essere qualcuno che ha rapporti con loro, con i gendarmi. No, non mi ricordo più chi me l'ha detto. Lucia, hai imparato a mentire con tuo fratello. Via! Voi qui, voi con me. Chi è? Aprite la legge! Aprite! Che volete? Entrare! Non posso, sono sola in casa, non faccio entrare nessuno! Sfondate la porta! Eccolo! Eccolo che fugge! Arrestatelo! Eccolo! Prendetelo! Fugge! Fermati! Masaniello, l'ordine del Pisciaretti dichiara in arresto. Vieni con noi. Andiamo. Chi è? Non so, Maso. Come non sai? Era qui in casa, nascosto. E si è gettato fuori dalla finestra per sviare l'attenzione dei gendarmi da me. Parla! Chi è? Voglio sapere chi è. È l'uomo che amo e che mi ama. E perché non me l'hai mai detto? Aspettavo che si potesse parlare di matrimonio. E perché non se ne può parlare? Dice che questo non è il momento. Ah, non è il momento. Va bene, gli parlerò io. No, Maso. È un bravo giovane, un popolano. Come mai era qui? Era venuto per avvertirmi che sei in pericolo. Quando sei arrivato, l'ho nascosto di là. Lucia, guardami in viso. Puoi farlo senza arrossire? Sì, Maso, te lo giuro. Maso, pensa a te. Salvati. Ritorneranno per arrestarti. Non temere. So dove nascondermi. Ma prima devo mettere al sicuro te. Su, vieni. Il capitano ti vuole parlare. Eccolo, capitano. Masaniello, pare che questi manifesti contrari all'autorità del vicere li abbia attaccati tu. Confessi? Non sono stato io, capitano. Come? Voi? Fuori tu! Domando scusa, eccellenza, un errore. I vostri vestiti... Chi è stato l'animale che ha osato? Calmatevi, capitano. Nessuno è colpevole. Non mi conoscono. Ma come mai vestito così? Sono faccende che non vi riguardano. Sono libero di andarmene. Oh, eccellenza, io non so come scusarmi. Oh, niente, niente. Informerò mio padre che siete uno zelante esecutore dei suoi ordini. Fate passare. Permesso, eccellenza. Che c'è? Il giovane che è uscito ora di qui era quello che dovevo sorvegliare io, no? Ebbene? Eccellenza, datemi il premio. Ho scoperto tutto. Prima parla e poi avrai il premio. Oh, eccellenza, è meglio che lo abbia prima. Non è che io diffidi, ma servirebbe a farmi parlare meglio. Parla. Quel giovane va a Portici a trovare la sua bella. Chi è? Lucia, la sorella di Masaniello. Li ho visti assieme. Nessun dubbio. Si vedono quasi tutti i giorni. Ah, la sorella di Masaniello. Va bene. Non farne parola con nessuno. Se no, sai cosa ti può capitare. Non dubiti, eccellenza. Non eravate di salute così cagionevole quando eravate a Madrid? Non credo che allora voi aveste il tempo di interessarvi di me. Eravate assai occupata nelle faccende di corte. Non tanto da non accorgermi delle vostre qualità, e non ero la sola. Da molto ho sentito predirvi una brillante carriera, ma per far questo avete bisogno di rientrare a corte, di far valere il vostro rango, di accrescerlo possibilmente. Gli intrighi di corte, la caccia alle cariche, ai favori, non sono cose per me, donna Elvira. Io aspiro a una vita semplice e tranquilla. Vostro padre non è dello stesso parere, lo sapete. Egli spera di far di voi un grand'uomo, non potete deluderlo. Nessuno riuscirà a convincermi a ritornare a Madrid. Napoli mi ha incantato. Si direbbe che Napoli è per voi come una bella donna. Sì, e ne sono innamorato. Amo la sua grazia e la sua ingenuità sincera, il suo candore e la sua passione. Ma sarà solo Napoli ciò che amate? Arrestato questo pescivendolo? No, Eccellenza, ci è sfuggito. Maldizione! Non siete buoni a niente. Ma abbiamo scoperto quel che Vostra Eccellenza voleva. L'eccellentissimo figlio di Vostra Eccellenza... Una donna? Una donna, Eccellenza, una donna del popolo. Del popolo? Che va a trovare a Portici travestito da popolano anche lui. Passatempi di gioventù. Ci sarà un figlio di più all'asilo dei Travatelli. Io non sarei tanto tranquillo, Eccellenza. La ragazza è la sorella di Masaniello. La sorella del pescivendolo? E quando le mie guardie sono andate per arrestare Masaniello, hanno arrestato per errore l'eccellentissimo figlio di Vostra Eccellenza. Nessuno lo conosceva e allora... Ma questa ragazza... Vostra Eccellenza conosce le idee di suo figlio. Io sospetto che tra lui e quella popolana ci sia qualcosa di più che un intrigo senza importanza. Impossibile! Un duca d'Arcos! Chiamate mio figlio. Alfonso non deve più rivedere questa donna. Credo anche che l'eccellentissimo vostro figlio abbia dei contatti con coloro che aizzano il popolo alla rivolta. Vi è stato già comunicato l'errore del mio arresto? Perché ti vesti da popolano? Per informarmi degli umori della gente. Qui al Palazzo Reale giungono molto deformati. E si può sapere cosa hai scoperto mentre te ne andavi vestito da straccione fra la gente? Che il popolo di Napoli ha fame. Maldizione! Non ci si siede finché io sto in piedi. Sono tuo padre, ma sono anche il viceré e rappresento Sua Maestà. Tu vai spesso con quei vestiti indecorosi a Portici. Ah, le spie vi hanno raccontato anche questo. Che ci vai a fare? Chi vai a trovare? Ve l'avranno già detto. Ti ordino di cessare queste visite e toglierti questa pazzia dalla testa. Farò quello che riterrò giusto e conforme al mio modo di pensare. È una sfida? Una ribellione? Se conosci la storia di Spagna, saprai che Filippo II, quando ha scoperto che l'infante Don Carlos, erede al trono, era pazzo e costituiva un pericolo per sé, per gli altri e per la corona... Lo fece arrestare. Lo fece rinchiudere, vigilato in camera sua. Dove fu assassinato. Dove morì di morte naturale. Mi convinco sempre più come Napoli sia migliore residenza di Madrid. E poi qui non vedo nessuna corona in pericolo. Basta! Andrai in camera tua e vi resterai rinchiuso. È un ordine? Assoluto. Bene. Vogliate scusarmi con Donna Elvira se non mi rivedrà. E voi, padre, riflettete a quanto vi ho detto. Il popolo di Napoli ha fame. Ferrone! Quella ragazza di Portici si è messa al sicuro per sempre. Una croce? Ci sono tanti mezzi senza giungere a questo. Genoino. Oh. A casa mia sono venuti gli sbirri. Chi ti ha tradito? Non lo so, ma come conoscono il mio nome, domani conosceranno quello degli altri congiurati e li arresteranno. E senza capi il popolo non si muoverà e la rivoluzione morirà prima di nascere. Dobbiamo agire subito, non possiamo aspettare ancora. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che gli altri da Palazzo Reale commettano il loro ultimo sbaglio. Vedrai che non tarderà. I nostri migliori alleati... sono i nostri nemici. Tu ora rimani qui, figliolo. Gli amici penseranno ad avvertire tua sorella. Mia sorella l'ho già messa al sicuro da mia zia. Hai visto, Nunziata, tutto sta aumentando. Anche la verdura. Vieni, proviamo da un'altra parte. E che è colpa mia se la roba rincara? Appena rincara uno, rincara tutti. Buongiorno. Buongiorno. Oggi non sono le solite guardie, puzza di novità. Puzza di galera. Il foglio della cappella. Anna Vedova Aniello. Sono io. Il foglio non è in regola, seguiteci a controllo. Come non è in regola? È stato pagato tutto quanto mi hanno chiesto, la merce è stata pesata. Sta bene, vi spiegherete col gabelliere. Tu rimani qui e sequestra tutta la merce. E al banco chi ci pensa? Tu vieni con me. No, mia nipote che c'entra, il banco è mio, solo mio. Già, Lucia che c'entra? Ho detto che viene con noi anche lei. Andiamo. Oh, ma già! Le altre hanno cercato di liberarle, ma loro sono arrivati tanti soldati, tutti armati. È chiaro, quella della gabella era soltanto una scusa. Genoino, fino ad oggi abbiamo ascoltato i vostri consigli, ma ora non si può più attendere. Basta. Stanotte stessa sollevo il popolo e libero Lucia. Bravo, ma non capisci che se Lucia rappresenta per essi un ostaggio molto importante, avranno preso ogni precauzione. La fortezza sarà vigilata più che mai e noi faremo un bel fiasco. Ma questi porci crederanno che il popolo sia disposto a tollerare qualsiasi porcheria, anche l'arresto di 2 donne innocenti. E lasciamoglielo credere. Il giorno dei conti finali li troveremo più impreparati. Per ora cerchiamo solo di sapere chi può aver avuto interesse a far scomparire Lucia. Anna Vedova Aniello. Sono io. Andiamo, sei libera. E io? Per te non ci sono ordini. Ma io non la lascio. Avanti, via. Ringraziate Dio che siete liberi almeno voi. Ah, no, no, no. Avanti. Lucia! Lucia! Pregatevi. Lucia! Ancora. Ti consiglio di parlare, ragazza mia. Scioglietela. Dov'è nascosto tuo fratello? Non lo so. Chi sono i suoi complici? Non lo so. Ma se non fa niente di male. Il tuo fidanzato chi è? Vada, noi lo sappiamo già. Allora è inutile che ve lo dica io. Il tuo fidanzato è uno dei complici? Vada che l'abbiamo già arrestato. Ha confessato. Parla. No, non è vero. Dici il nome del capo dei ribelli. Chi scrive i manifesti? Chi li fa stampare? A chi obbedisce Masaniello? Io non so niente. Non so niente. E allora parlerai con altri mezzi. No! No, per pietà! No! Per pietà, no! Dici il nome del capo. Parla! Parla! Avanti. Non è più in grado di resistere. Affidatela alle suore di Santa Dorotea. Su richiesta del rappresentante ecclesiastico l'interrogatorio è stato sospeso. Finiremo per sapere qualcosa. Non può essere sparita, Non ti preoccupare, Masaniello, penserò io a trovare Lucia. Mi farò aiutare da tutti i miei compagni. Niente ancora. Ho saputo che è stata portata alla fortezza, che l'hanno interrogata e poi più nulla. Appiccheremo fuoco alla fortezza, al palazzo del viceré, a tutto, stanotte stessa, subito anzi. Calmati, Masaniello. Mi hanno rapito la sorella e tu vuoi che io mi calmi? O vi decidete o agisco da solo, quanto è vero che... Masaniello, non devi compromettere tutto per il tuo dolore. Bisogna insorgere tutti insieme perché la buona causa trionfi. A me hanno ucciso la moglie, ricordi? Ora... bisognerebbe andare a casa tua e liberare la cantina di ogni arma. Ormai è un luogo troppo pericoloso. E in quanto a Lucia, la ritroveremo. Vai. Ah, che hai? Ti senti male? Inutile che la interroghi. Tu sei nuova di qui e non sai. La poverina è muta. Accompagnala alla sua cella. Tempo di pensare a quanto ti ho detto. Voi sapete che non cambio idea tanto facilmente. Verrà il giorno in cui ti renderai conto che la tua ostinazione è inutile. Comunque, siccome spero che vorrai essere ragionevole, sono venuto ad annunciarti che sei libero. Puoi andare dove meglio ti aggrada. Cosa stavi facendo laggiù? Io? Ma niente. Canaglia. Io... vieni a spiarmi, eh? No, no, ti giuro sulla Vergine che non ho mai fatto la spia. Non giurare. Non giurare. Ti ho riconosciuto ormai. È un pezzo che gira intorno a questa casa. Dimmi chi ti ha mandato. Dimmi chi ti ha mandato, quanto è vero Iddio. Non mi ammazzare. Ti dirò tutto. Parla. Mi hanno incaricato di sorvegliare un giovane che veniva a trovare tua sorella. Chi è? Non lo so chi sia. Vado che io ti ammazzo, no, parla, so. Parla! Non lo so chi sia! Il nome! Non lo so! Non lo so! Eccolo, è lui. È il segnale. Chi siete? Un amico. Se siete un amico, perché vi nascondete la faccia? Vi ripeto che sono un amico, ma non cercate di sapere altro. Sono venuto per Lucia. Dov'è? Non ne so più niente. So soltanto che è stata arrestata e poi è scomparsa. Ma la ritroverò. Dovessi mettere sottosopra tutta Napoli e li ammazzerò tutti quei maledetti con le mie stesse mani. Ma voi chi siete? Che volete? Calmatevi, Maso. Sono uno che si preoccupa di Lucia quanto voi, e più di voi. Sapevate che un uomo l'amava ed era riamato. Sono io. Ora non posso dirvi di più, ma abbiate fiducia. Io potrò sapere con certezza dove si trova Lucia, ma voi non fate passi falsi. Attento, potreste compromettere tutto. Amo vostra sorella quanto l'amate voi. Addio. Credo che abbiate dimenticato lo scopo del mio viaggio, ma questa storia è durata anche troppo e io non sopporterò più a lungo questo affronto. Quando il duca mio padre avrà notizia del vostro comportamento, ne sarà molto seccato. Voi dovreste saperlo che gli Herrera non dimenticano né i favori né gli insulti. Voi capite che io non posso costringere mio figlio. Con che mezzi dovrei persuaderlo? Forse voi non avete i mezzi per persuaderlo, ma il duca di Herrera sì. Conoscete troppo bene la sua influenza a corte. Tutti sanno che se siete viceri di Napoli lo dovete a lui. Cercate di non dimenticarlo. Molte cose potrebbero cambiare. Per questo mi avete lasciato libero, perché avete fatto scomparire Lucia. Che cosa le avete fatto? Voglio sapere la verità, altrimenti la ritroverò lo stesso. Dovessi buttare all'aria tutta Napoli. Basta! O ti faccio rinchiudere nella fortezza. Già, sono questi i vostri sistemi. No, ma ci sono costretto. Ma sai chi è il duca di Herrera? Lo sai che la mia carriera e la tua sono nelle mani sue. Conosci bene i metodi della corte di Madrid, no? Capisci cosa può significare continuare in questo atteggiamento? Capisco anche troppo bene. E voi, per dar via libera agli intrighi di donna Elvira, tenete prigioniera un innocente. Prigioniera? Ma sei pazzo! Nessuno la tiene prigioniera. Di sua volontà essa ha preferito il convento al tuo amore. Il convento? Ma che dite? Cosa ne sapete voi? Mi sono preoccupato e informato. Si è ritirata in un convento. Qualcuno le ha detto chi tu sei veramente. Essa ha capito che un amore fra il figlio del viceré e una povera popolana era impossibile. Ed ha rinunciato di sua volontà. Così, se le avevi fatto delle promesse, sei sciolto da ogni impegno. Non ci credo. Non è vero. Non posso crederci. È impossibile. Chissà cosa le avete fatto. Noi? Nulla. Tu piuttosto l'hai turbata e illusa. E soltanto ora forse hai ritrovato un poco di pace e di tranquillità. Del resto, se non mi credi, tu stesso vedrai e ti convincerai. Vieni. Mi dispiace, madre, di avervi disturbato. È mio dovere, eccellenza. È per una novizia, madre, di nome Lucia, che sappiamo si trova in questo convento. Vorremmo sapere come sta, se si trova bene. Lucia? Oh sì, si è subito trovata bene ed è la più cara e la più devota delle nostre giovani. Se la volete vedere ora che vengono a Vestro? Ah, volentieri, madre. Vi ringraziamo. Ecco, guardate. Vedete, quella è Lucia. Dove vai? Sei pazzo? Guardala. Credi ancora che qualcuno l'abbia costretta a farsi suora? È la più pia delle nostre converse. Perché volete turbare un'anima che ormai ha rinunziato al mondo? Alfonso. Non disturbiamo oltre la reverenda madre. Grazie, madre. Ho fatto tutto quanto potevo, donna Elvira. Impedimenti al matrimonio non esistono più. Molto ora dipende da voi. Non mi aspettavo altro dalla vostra autorità e non mancherò di riferire al duca mio padre di come vi siete adoperato per la felicità dei vostri figli, perché ora mi permetterete di chiamarvi padre. Cara figliola. Eccola giù, Alfonso. Vi lascio con lui. Solo, don Alfonso? Se voi rimanete con me non sarò più solo. Triste? Ma. So che avete avuto una grave delusione, amico mio. Conosco la vostra storia. L'amore del figlio del viceré per una donna del popolo è una cosa che affascina. Se lo avessi saputo in tempo avrei cercato di aiutarvi. Che cosa avreste potuto fare? Del resto, di fronte a certi avvenimenti, la forza degli uomini è ben poca cosa. Non parliamone più. Credo comunque che io possa fare ancora qualcosa per voi. Posso esservi utile e aiutarvi a dimenticare. Vedete, noi potremo essere almeno amici. Davvero? Voi vorreste? Ma certo che lo voglio, Alfonso. Io capisco e non vi chiedo di amarmi così subito. Ma vi sono gravi ragioni di stato che esigono il nostro matrimonio. E poi anche dei sentimenti che non riesco più a nascondere. Siete gentili nel preoccuparvi tanto per me. Spero che saprete perdonarmi. Possiamo finalmente dare l'annuncio delle nozze alla nobiltà e al popolo. Voi, Maddaloni, provvederete ai preparativi, al cerimoniale, agli inviti. Le nozze devono celebrarsi secondo l'uso spagnolo. E voi, Ferrone, dovete fare in modo di assicurare l'ordine nei luoghi che il corteo attraverserà. Gli ultimi rapporti, Eccellenza, mi fanno escludere nel modo più assoluto che si possa fare un corteo attraverso la città. Il popolo è inquieto. Sarebbe più prudente che la cerimonia si svolgesse nella cappella del palazzo. Ma un bel corteo per le vie della città sarebbe stato gradito anche alla popolazione. Non possiamo deluderla ancora una volta. Senza contare che la nobiltà ormai da tempo aspetta l'occasione per riprendere i suoi contatti col popolo. Ma come si possono concepire nozze e regali senza che i fedeli sudditi possano gioire del fasto della nostra corte? So quanto Vostra Eccellenza tiene a queste nozze, ma io non posso assumermi nessuna responsabilità. E sia, resteremo a palazzo. Ma sarà ugualmente una grande cerimonia, degna del nome e del rango degli Herrera e degli Arcos. Presto, mi raccomando, e lavorate con cura. Il convento si è sempre fatto onore nella confezione dell'abito della sposa del duca. È una tradizione che sia sempre il convento di Santa Dorotea a fornirlo. E questa volta le nozze si fanno subito. Non abbiamo tempo da perdere. È già qui. Ci siano visite. Chi può essere? Dicono che sia spagnola la sposa. È venuta apposta dalla Spagna per sposare il figlio del viceré. Ecco, donna Elvira, il vostro vestito. Bene. A che punto è? Quasi pronto, signora duchessa. Vi piace, signora duchessa? Muy hermoso. Siete state veramente brave. Questo ricamo è delizioso. Voglio lo portiate voi a palazzo e mi aiutiate ad indossarlo. Grazie, signora duchessa. Grazie, signora duchessa. Scusatela, signora duchessa, la poverina è muta. Spero non avrete nulla in contrario, madre. I vostri desideri sono ordini per me, signora duchessa. Ma il corteo non sarà più all'esterno. Non usciranno dal palazzo. Maledizione. E ora? Vuoi che aspettiamo ancora? Chissà quale altra occasione. No, l'ora ormai è suonata e noi siamo abbastanza preparati per prendere l'iniziativa. Dovremo solo modificare i nostri piani. Sì, e forse è meglio così. Perché se qualcuno ha parlato, Ognuno di voi deve poter rispondere dei propri uomini. Al porto aspettano solo gli ordini. Tu, Boccardo, assalterai le carceri e libererai i detenuti. Poi sai cosa devi fare. Fidatevi di... Tu, Palumbo, ti occuperai della polveriera. D'accordo. E tu, Masaniello, con i tuoi uomini non starai più al mercato. Dovrai guidare l'assalto al palazzo del viceré. Finalmente. Il segnale dell'attacco sarà il suono del campanone del Carmine. Un momento, donna Elvira. È un abito meraviglioso, duchessa. Vi ringrazio. Siete state molto care. Ora Geltrude vi darà un piccolo ricordo al mio nome. Poi, se volete, potete andare sulla loggia a vedere il corteo. Grazie, donna Elvira. Grazie. E così siamo anche venuti incontro ai desideri della corte di Madrid. Sono pienamente d'accordo con voi. Non ti pare, Alfonso? E questo matrimonio rappresenterà un più forte legame. Eccellenza. D'ora in poi noi potremo veramente contare sull'appoggio degli Herrera. Certamente. La sposa! Questo è il più bel giorno della mia vita. Chi è quello? È il figlio del viceré. Cos'è, Lucia? Portiamola di là, vieni. Facciamola sedere qui. Lucia, cara, come stai? Ti senti meglio, Lucia? Dove vuoi andare? Stai seduta qui, calma. Forse vuole andare sulla loggia a vedere il corteo. Ti senti meglio? Andiamo allora. Mi sembra che tutto proceda nel migliore dei modi. Suona il campanone del Carmine. Le campane. Troppo presto. Ma dovevano aspettare a suonare quando il corteo entra in chiesa. Che succede? Sono fuochi di gioia. Non mi sembrano fuochi di gioia. Capitano, la città è in rivolta. Tutti i corpi di guardia sono stati sopraffatti. Torna al tuo posto. Chiamate tutte le guardie disponibili. Chiudete i cancelli e ritirate la guardia esterna. emozione. Ne ha tutta l'apparenza. Maledetti pezzenti. La mattina delle tue nozze. Se sfondano il cancello. Non c'è pericolo. Appena giungeranno le truppe, saranno dispersi. Eccellenza, la città è in mano dei ribelli. Tutti i palazzi dei nobili sono in fiamme. Se la via delle scuderie è libera, possiamo ancora raggiungere il porto. Anche le scuderie sono circondate. Saliamo nel palazzo. Ma lo incendieranno. Il sotterraneo. Di là si potrebbe raggiungere Castelnuovo. Facciamo presto. Andiamo. Allora. Avanti. Abbiamo attaccato in 7 punti contemporaneamente. Il nostro piano funziona alla perfezione. Genoino! Genoino, mi manda il capitano Palumbo. Dice che la polveriera dell'Arenaccia è stata inondata. Bene, corri e digli che si riunisca a Masaniello. Vai! Sì, va. Cos'è? La polveriera del Mandracchio è saltata in aria. Ah, tutto va bene. Mi manda Boccardo. Le carceri sono state prese e aperte. Armati i carcerati? Tutti quanti. L'ho visti con gli occhi miei. Dì al Boccardo che si unisca a Masaniello a palazzo. Va. Sì, va bene. Venite, figliole, su, venite, andiamo, presto. Fuoco! Rispondi. Brutta. Dio mio. Maledetti! No, Masaniello, no. È un ostaggio prezioso questo. Bisogna tenerselo da conto. Sì. Hai ragione. Portatelo alla mia casa. A Portici. E sorvegliatelo bene. Lei affidala a Palumbo e digli che la porti da Genoino. Ciao, andiamo! E ora a palazzo! Nessuno deve uscire vivo! Genoino, ecco Lucia. Figliola cara, figliola, sei qui finalmente. Quanto siamo stati in pena per te, ma ti abbiamo ritrovata. Ho saputo della tua disgrazia. Gli faremo pagare anche questa a quei cani. Ora però non devi temere più di nulla. Rimani qui. Non è prudente andare in giro per Napoli oggi. Carmela, l'affido a te. Vieni, Lucia, vieni con me. Ora ti darò uno dei miei abiti. Povera figlia, quanto avrai sofferto. E il palazzo reale? È in mano nostra. Ma il viceré e i suoi sono riusciti a rinchiudersi a Castelnuovo. Con quante truppe a difesa? 200 uomini. Siano vigilati tutti gli accessi. Di lì non fugge. Il resto della città è in mano nostra. Prima o poi dovranno cedere. Masaniello ha fatto prigioniero Alfonso, il figlio del viceré. Ah. Sì, e l'ha mandato alla sua casa di Portici, scortato da Naclerio e dai suoi uomini. Magnifico. Là starà al sicuro. Bene. È un ostaggio importante. Tu ora va a parlamentare con la flotta. Sì. E avverti che se le navi apriranno il fuoco, il figlio del viceré sarà giustiziato. La vita di Alfonso dipende esclusivamente da loro. Fatto. Andiamo allora. E ora tratteremo col viceré in nome del popolo. A nessuna imposizione. Bisogna guadagnare tempo soltanto. Ma chi ci libera da questi straccioni? La flotta. Appena cominceranno a sparare, scapperanno tutti quei miserabili. Eccellenza, vengono i parlamentari. Bene, li ascolteremo. Bisogna accontentarli, Eccellenza. Ne va della vita. Quello che conta è uscire da questa trappola. Non dobbiamo temere. Non oseranno toccarci. Debbo affacciarmi al balcone. I miei vogliono assicurarsi che sono sano e salvo. Viceré, io sono soltanto un pescivendolo, ma il popolo di Napoli mi manda e in questo momento conto quanto voi. Vi ascoltiamo. Vogliamo l'abolizione di tutte le gabelle nuove e che siano ripristinati tutti i privilegi concessi da Carlo V a questo fedelissimo popolo. Fedelissimo popolo? Se queste richieste ci fossero state fatte pacificamente... Sono anni che pacificamente le chiediamo. Ma nessuno le ha mai ascoltate. Accogliete le nostre richieste e il popolo deporrà le armi. Come osate dettare delle condizioni al Duca d'Arcos, che rappresenta la Grande Spagna? Voi, il capo di una banda di straccioni. Sono questi straccioni che hanno in mano la città e che imporranno finalmente giustizia. Giustizia? Credete di poter fare giustizia voi? E pensate che il governo di Sua Maestà permetterà tranquillamente tutto ciò? Questi miserabili hanno dunque dimenticato la potenza della Spagna? Aiutati da Dio e dai nostri diritti, non abbiamo paura né della Spagna né di nessuno. E Se non firmassimo... Avrete sulla coscienza la vita di vostro figlio, che è in mano nostra, e quella di tutta la nobiltà. Puoi andare. Masaniello, voi non oserete mai far questo. Io non faccio che obbedire alla volontà del popolo. Eccellenza, un messaggio urgente. Fate allontanare i parlamentari. Io so come fare per liberarlo, ma voi intanto cercate di prendere tempo. Andate, capitano. Prendete degli uomini fidati e fate il più presto possibile. E va bene, Masaniello. In questo momento siete il più forte. Ma non dimenticate che se alzerete le mani sugli ostaggi vi macchierete di un orribile delitto. Oggi comanda il popolo e la sua giustizia non perdona. Troppi soprusi abbiamo patito. E sia. Forza, andiamo a Portici, via! Ecco la dichiarazione che avete richiesto. Fate ritirare le vostre bande. Andiamo! Il popolo ha vinto! Quello che avevamo chiesto. Ti hanno giocato perché non sai leggere, Masaniello. Giocato? Sì, per guadagnare tempo. Torniamo a Castelnuovo. Mettiamo tutto a ferro e fuoco. Sì! Vendichiamoci! Sì! Siamo stati traditi! Tutti al castello! A morte! Palumbo, manda 2 uomini a Portici per avvertire il Naclerio che siamo stati ingannati e che il figlio del Pisciaretti dovrà essere impiccato immediatamente. Va bene. Non è entrata in azione. E di qui non si può fuggire. Signori, ci difenderemo. Ecco chi ha tramato l'inganno. Rendetevi! In nome del popolo siete tutti nostri prigionieri. Via, avanti. Viva Masaniello! Napoli è nostra! Viva Masaniello, capo del popolo napoletano! Viva resta qui di guardia. In caso di pericolo dai l'allarme. Andiamo. Come hai fatto a venire qui? Da dove vieni? Perché non rispondi? Che t'hanno fatto? Voi. Presto, eccellenza, fuggiamo. Lucia. Ah! Dobbiamo salvare Lucia. C'è il capitano Ferrone.